Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, video sui miei regalini di compleanno. Quest'anno devo ammettere che sì, pochi ma super buoni, veramente tutti regali mirati, anche autoregali fatti da me, insomma, perdonate un po' la luce, ma qui a Torino c'è un cielo che non è nero di più, è proprio super super nero e minaccia tanta pioggia, quindi spero si veda comunque in maniera decente. Allora, direi di iniziare subito. Ho qui due sacchettini piccolini, voilà, più questa bustona qua un po' più grande. Allora, sabato non ho vloggato perché mi sono goduta veramente la giornata con la mia famiglia. Sono venuti i miei genitori e mia nonna a festeggiarmi, c'era anche Riccardo, Federico, insomma eravamo tutti insieme, ovviamente anche la piccola Alessandra. E per chi mi segue su Instagram, quindi se non mi segui, seguimi, mi raccomando, perché a volte faccio delle stories, metto dei sondaggi, insomma cerco sempre di coinvolgervi, quindi lascio qui il mio nome così potete seguirmi se ancora non lo state facendo. E ho messo lì appunto la foto della torta che mi hanno fatto, perché i miei genitori mi chiamano Titti da quando sono nata, praticamente Titti sì, come l'uccellino. è stata una torta bellissima, veramente non me l'aspettavo, con Titti sopra, la scritta auguri, era cioccolato e cocco, che è il mio gusto preferito in assoluto. Quindi ero felicissima, è stato veramente un bel compleanno e questa torta proprio mi ha commossa, per non parlare del bigliettino. E vabbè, bando alle ciance, andiamo al dunque. Quindi, allora, vi faccio vedere i regalini che ho ricevuto sabato direttamente a questa festa, anche se il mio compleanno era martedì, però per varie esigenze di turni del mio compagno e di mio papà, insomma, abbiamo organizzato sabato. Allora, i miei genitori mi hanno regalato questo profumo qua che veramente era, penso, 6 anni che non mi compravo, addirittura un 100 ml, sono rimasta felicissima. E questo qua è il Mask by Alyssa Ashley, il mio profumo preferito per eccellenza, ragazze. Ha un profumo veramente neutro, di muschio bianco, che sa proprio di pulito, e me ne sono innamorata veramente quando lo provai la prima volta tanti anni fa, e da quel giorno è sempre rimasto lui. Sì, mi piacciono anche altri profumi, ma questo qua è proprio il top, mi piace da impazzire. E appunto, come dicevo, è grande, quindi mi durerà tantissimo. Già quello che presi anni fa, più o meno 6 anni fa, era un 30 o un 50, non ricordo più, forse un 50, e già così mi durò tipo un anno, quindi figuriamoci un 100, lo userò col contagocce perché lo adoro. E poi ne basta veramente una goccia che profumate tantissimo, lasciate la scia, è fantastico. Quindi se amate il muschio bianco, provatelo, non sapete cosa vi perdete. Quindi felicissima di aver ricevuto questo. Ho ricevuto, in maniera diciamo ironica, perché sto cercando di crearmi un mini set da cucito per rattoppare bottoncini magari del grembiule di Fede. Diciamo che non sono una grandissima amante del cucito, e quindi mi mancano mi manca la materia prima, devo essere sincera. Quindi ho tenuto da parte una scatola tipo dei biscotti, quelle in latte, e voglio ricrearmi una sorta di dispensina delle cose necessarie per il cucito. E quindi mia mamma, simbolo diciamo in maniera ironica, mi ha regalato questo mini set, guardate che caruccio, con tutti questi fili colorati, ce ne sono veramente tantissimi, non so neanche quanti siano. Comunque, accessori da cucito indispensabili per la casa. Qui ci sono tutti gli aghi di tutte le misure qui sopra. E poi dentro, adesso ve lo faccio vedere da qua, c'è addirittura il ditale, le spille da baglia, dei pussoir e un metro da cucito di quelli morbidi. Comunque non so se vedete c'è il metro, proprio un mini set diciamo da viaggio, mettiamola così, quindi è molto simpatico, apprezzato tantissimo. Poi cos'altro c'è? Questo biglietto super speciale fatto da Federico, con scritto "Ti adoro mamma", con i 3 cuori colorati. E poi dentro mi ha messo di nuovo "Ti adoro mamma" con la torta, vedete, tipo torta nuziale direttamente, con scritto "Ti voglio tanto bene". Questo ovviamente è il mio regalo preferito, ovviamente.
Poi invece Riccardo mi ha regalato questo set make up kit, sapendo che amo il trucco, della linea Alice Campello. Preso, lo trovate da Douglas e all'interno, adesso ve lo apro, ve lo faccio vedere, c'è il mini Best of Colors palette ombretto 01 e con credo sia uguale alla foto, sì, queste tonalità qua che io utilizzo solitamente per tutti i giorni, perché mi mancavano quelle un po' per tutti i giorni. Poi c'è il Panorama's Eyes Mascara Black, che se non ho capito male è un 3 in 1 e addirittura si piega lo scovolino, cioè proprio si curva e potete appunto utilizzarlo meglio, è molto più pratico. Non l'ho voluto aprire per vederlo, per farvelo vedere, perché poi ho altri due da finire, quindi rischierei che si secchi, quindi ve lo farò vedere magari più avanti nei vlog, quando lo aprirò vi ricorderò che è il regalo di compleanno. E poi c'è questo rossetto Smart Lipstick Shine, colorazione credo sia Hard Guardian 14, ed è questo colore qui. Comunque ve lo faccio vedere aperto, che è veramente comunque carino come kit. Guardate, perché c'è il polistirolo, e quindi allora qui c'è il rossettino, che anche questo è sigillato, però è questo, sì, direi rosso, proprio un rosso, che ahimè io non metto tanto, infatti ne ho tanti di rossi, ne metto poco, però probabilmente per avere questo queste colorazioni qua di ombretti c'era solo questo rossetto qui. Ecco, questo qua è il Panorama Eyes Flexible Mascara 90 gradi, quindi si piega proprio lo scovolino per un'applicazione più pratica. E il 3 in 1 volume, curvatura e lunghezza, mi pare, sì, fa 3 in 1, quindi un super mascara proprio. E poi vi faccio vedere la palettina, che forse è la cosa anche più interessante, oltre al mascara. Vediamo se riesco a non fare danni, non so se li vedete, comunque sono molto nude, non voglio far cadere il pennellino, ma sono colorazioni che io utilizzo tutti i giorni, molto neutre, molto pulite, mettiamola così, non roba troppo pacchiana, ecco. E questo è il kit di trucco che mi ha preso Riccardo. Poi, sempre da i miei genitori, mi hanno preso, visto che sanno che ho appunto ho preso l'agenda, che l'ho messa tra i regali di compleanno perché me la sono presa per il mio compleanno, mi hanno preso appunto questi sticker tutti da bimba, vedete, con le letterine, con scritto baby, l'orsacchiotto, il biberone, il bavaglino, la bimba dentro la copertina, arrivo speciale e il sonaglino, molto molto graziosini per l'agenda. Qua ci sono un po' di bigliettini. Allora, qui c'è il biglietto che mi ha fatto nonna, con scritto buon compleanno il 32, che ha questo bottoncino perché si può modificare se si gira, molto molto carino, e dentro appunto c'è la sua dedica con i soldini. E poi il bigliettino di mamma e papà, che mi hanno fatto morire da ridere, perché hanno scritto auguri nella speranza di non essere ripresi nei tuoi video, ma verrà ripreso il vostro bigliettino. Ti è il bigliettino, anche qua mi sono commossa, perché appunto guardate che bello, buon compleanno, spero che tutti i tuoi desideri si avverino, che carino con la torta unicorno. E poi dentro mi hanno scritto: questo è il regalo migliore per comprarsi quello che si vuole o quello che ci voleva. E questo ha un senso, perché io da piccola, quando un Natale, a più o meno all'età di Fede, 6 anni, ho aperto questo enorme pacchettino e trovai dentro il peluche di Simba del Re Leone, e io lo volevo tantissimo, e quindi dicevo: papi, guarda quello che ci voleva. E quindi insomma lui mi ha scritto quello che si vuole o quello che ci voleva, come dicevo io da piccolina, da chi ti vuole bene ora e per sempre, mami e papi. E ovviamente non potevo non commuovermi, perché sono dediche speciali, e poi l'ha scritta il mio papà, quindi insomma mi sono commossa ancora di più, perché da mamma è già successo, magari la mamma
mia mamma fa, è più facile, no? Che si lascia ad esprimere i suoi sentimenti, invece quando lo fa papà io mi commuovo. E vabbè, che ci volete fare? Quindi questo è quello che ho ricevuto per il compleanno sabato. Poi invece autoregalo mi sono regalata, che lo desideravo tantissimo, infatti ho giusto aspettato di vedere che non arrivasse al mio compleanno, e mi sono regalata il giochino di Yoshi. Chi mi ha seguita nel vlog del mio compleanno già lo sa, però ho preso questo videogioco usato per risparmiare, ovviamente, perché nuovo costa una cifra spropositata, costa 60 euro. Io invece l'ho pagato 38 euro da GameStop e l'ho preso online, è arrivato addirittura da Roma via Tiburtina e in ottime condizioni, funziona benissimo ed è spettacolare. Tra l'altro è uscito da pochissimo, è uscito a fine marzo mi pare, quindi io ho provato la demo, prima volevo vedere che mi piacesse realmente e mi sono innamorata follemente. E tra l'altro sarà un doppio utilizzo, perché anche a Fede la demo è piaciuta da impazzire, quindi ci giocheremo sicuramente sia io che lui, e insomma, soldi ben spesi, anche perché devo dire la verità, è da febbraio che abbiamo la Switch e io non avevo ancora un gioco tutto per me. A Riccardo gliel'ho regalato al compleanno, gli ho regalato Dragon Ball, e Federico ha ricevuto, quando abbiamo comprato la Switch, Super Mario Party, quindi insomma ora tutti e tre abbiamo un nostro gioco e ci dovrà durare un bel po', perché i giochi per la Switch, ragazze, se avete intenzione di comprarla, sono veramente carissimi, quindi sempre a trovare l'offerta come facciamo noi, perché altrimenti vi parte un rene. Me l'ha portato la mia migliore amica Marta, questo qua, e all'interno c'è questo quadretto fatto da lei, guardate che carino, homemade, fatto con il cuore, col cuore. Mamma, guardate che carino, l'ha cucito lei, questa sarei io, questo sarebbe Fedino e questa qui con il ciuffetto è Alessandra. Io quando l'ho visto sono letteralmente impazzita. È bellissimo, è veramente bellissimo. Adesso sto valutando se mettermelo sul mio comodino, però penso di sì, penso che lo metterò qui sul mio comodino, come dire, questo è il posto della super mamma, perché di là secondo me si perde un pochettino, anche perché sono immagini piccoline, molto candide, quindi secondo me stanno meglio in camera da letto. Quindi adesso vedrò un attimino, anche perché si può, se non erro, mettere solo appoggiato al tavolo, forse, devo indagare, però penso di sì, e quindi insomma non lo appenderò al muro, anche perché è piccolino, lo metterò sul comodino. E poi mi ha regalato questo libro con una dedica speciale all'interno, che adesso vi leggerò. Comunque ha scritto, si intitola Amica è, 200 motivi che ti rendono la migliore, veramente carinissimo. E mi ha scritto: amica è quella persona che quel giorno in quel posto senza sole ha portato un raggio e l'ha fatto splendere, quella persona che mi fa stare bene, quella persona che promette di far ridere sempre e di non ferire mai. Amica sei tu, la più importante, la migliore e la sola. Ti adoro, la tua Marta. Tanti auguri. Io veramente mi sono anche commossa, perché comunque è stata dolcissima. E insomma, vi anticipo anche che è lei che sarà la madrina di Alessandra quando faremo il battesimo, quindi è una persona proprio speciale per me, ma questo credo che l'abbiate intuito. Poi questa è la fatidica agendina che mi sono acquistata io su Amazon, ve la faccio vedere molto velocemente, anche perché l'avevo già fatta vedere in un vlog anche questa. Mi piace tantissimo, la devo ancora, appunto pensavo di iniziarla adesso a maggio, perché tanto qua puoi scegliere tu, insomma, quando iniziarla, la compili tutta tu, eccetera. E insomma, è carinissima come strutturata, mi piace un sacco, quindi insomma, felicissima di averla acquistata. Se volete acquistarla anche voi, io l'ho trovata su Amazon, mi pare sugli 8 euro. Giù di lì, 7-8 euro, ovviamente la troverete di tutti i prezzi, quindi fate attenzione, sapete che su Amazon dovete un attimino capire e selezionare, perché magari trovate lo stesso prodotto per 20 aziende diverse che la vendono e magari c'è chi ne approfitta e chiede 20 euro e chi 8, quindi fate attenzione.
Allora, questo è sempre un autoregalo perché appunto Riccardo mi ha fatto notare su Facebook, gli è uscita una pubblicità dove diceva che scaricando un'app Free Print si potevano avere delle stampe gratuite, 45 stampe gratuite e subito sotto c'era anche la promozione per il fotolibro gratuito pagando solo la spedizione, quindi volevate che io non ne approfittassi, è appena nata Alessandra e ovviamente ne ho approfittato per fare delle foto ricordo che appunto inserirò in un album fotografico della nostra famiglia appena lo troverò, quello che mi convince. Sto guardando su Amazon, sto cercando varie offerte per trovare quello perfetto, insomma. E quindi tramite questo questo marchio qui, ve lo faccio vedere in caso vi possa interessare, si chiama Free Print, non mi pagano, è una cosa che mi ha fatto notare Ricky, infatti non ci ho pensato a prendere il suo telefono e farvi vedere perché aveva fatto uno screen, di farvi vedere la pubblicità di questo Free Print, però insomma è questo qui, e qua ci sono un po' di stampe. Io ne ho fatte fare un po' di più, ho approfittato delle 45 gratuite pagando la spedizione di 4 euro mi pare e aggiungendo 1 euro circa ne ho fatte stampare altre 10, quindi ce ne sono un po', io ve ne faccio vedere qualcuna tipo questa foto che ho stampato da quando è nata Alessandra più o meno a quando ho fatto l'ordine pochissimo tempo fa. Qua c'è la sua manina appena nata sopra la mia pancia, qua siamo io e lei a casa, qua i miei che ci hanno portato il giorno stesso che sono rientrata a casa la tortina con scritto auguri, questa qui, questa è bellissima. Insomma, ce ne sono tantissime, veramente. Anche questa mia di Ricky, fatta cartone animato, che ci diamo un bacio. Vabbè, adesso ce ne sono tantissime. Mi hanno mandato anche un buono sconto per una stampa più grande. Questa non riesco a farvela vedere perché c'è anche Federico. Vediamo se ce n'è qualcuna. Questa qui è la prima volta che l'ho messa nella fascia. Questa qui, vabbè, queste qua sono di quando ero incinta, eccetera, eccetera, ne ho stampata anche qualcuna. Qua c'è Fede, la prima volta che ha preso in braccio Alessandra, questa me l'ha scattata Riccardo dopo il parto, insomma, quando mi stavo riposando con lei addosso. Questa noi tre insieme, insomma, ne ho fatte fare un bel po' per ricordo, insomma, quindi non vedo l'ora di metterle tutte in ordine nel nostro primo album di famiglia, proprio come famiglia al completo. E poi vi faccio vedere anche il fotolibro, anche questo gratuito, una volta al mese mi pare si può avere gratuito sia il fotolibro che le stampe pagando solo la spedizione. E ho fatto fare il fotolibro la mia gravidanza aspettando Alessandra. Questa è la foto che ci aveva fatto Marta, vabbè, io l'ho fatto proprio dall'inizio, non so se lo vedete, vedete qui è con il test di gravidanza, potete comporlo voi. Qui è la primissima ecografia dove era una fagiolina, qua le gite che abbiamo fatto insieme da quando abbiamo scoperto di essere appunto in dolce attesa, qua avevo il pancino di 10 settimane, e insomma di robine, vediamo qua con il pancione che non mi vedevo praticamente neanche le gambe, qua sono io appunto sempre in dolce attesa, l'ecografia in 3D, vedete occhio, naso, bocca, e io e Ricky in sala d'attesa aspettando appunto il nostro turno dalla ginecologa. Qui è Natale. Qua ho messo i due nostri auguri di buon San Valentino, io con la panciona e lui nella lavagnetta, insomma molto carino. Poi vabbè, queste sono quelle che ci ha fatto Marta, è praticamente tipo fotografo, no? Vedete, sono fatte in un'altra qualità ovviamente. E poi come ultimissima foto ho messo io
la prima notte in ospedale, un po' preoccupata come potete vedere, e poi si conclude con la foto tutti e tre insieme, quindi è un'idea carina, insomma, un fotolibro al mese gratuito, non è male, non è affatto male, anche se devo dire che per il fotolibro la spedizione è un pochino più cara, quindi si pagano sui 7 euro, ho pagato sui 7 euro e qualcosina la spedizione, invece per le foto sarebbe stata 4 euro, però ho preso delle foto in più, quindi sui 5 qualcosetta. Quindi. Comunque merita, ho un po' di foto già, ricordo, per iniziare il nostro album di famiglia. E poi l'altro giorno, con appunto i soldini, parte dei soldini che ho ricevuto dalla mia famiglia, dovevo cambiare la piastra per capelli, quindi era quello che volevo far vedere nel vlog, poi ho detto non ve lo faccio vedere perché così ve lo metto nei regali di compleanno, quindi sono felicissima di aver preso questa piastra perché uno, ho i capelli veramente lunghi, non ho intenzione di tagliarli, anzi li farò crescere ancora, quindi anche il potermi fare dei boccoli, insomma, guardate che bello sto riflesso, vabbè. E quindi insomma mi sono fatta questo regalo, in realtà puntavo la piastra a vapore, però la commessa mi ha fatto provare, da un lato mi ha stirato questa ciocca tipo così a vapore e di qua la stessa ciocca ma con la piastra infrarossi, e devo dire che il risultato era nettamente diverso. Quella a infrarossi è più adatta per il capello che tende al crespo, e io, avendo comunque il capello che tende, vedete, un pochettino, niente di esagerato, però tende al crespo, e poi io ho i capelli comunque boccolosi, quindi insomma mi serve una piastra strong, tra le due nettamente conveniva questa qui a infrarossi. L'ho presa, se vi può interessare, da Capello Point, ed è questa qui, My Infrared Salon Studio Professional, quindi comunque un'ottima piastra. Vi starei a leggere tutto, ma credo verrebbe un video infinito, anche se è l'ultimo regalo, credo di non avere altro a farvi vedere, però in linea generale vi posso dire che è una piastra intanto 42 mm, ce l'avevano anche più sottile, però io l'ho voluta più larga perché mi hanno consigliato, avendo i capelli molto lunghi per far prima, mi hanno detto ti conviene più larga, e cambiava di 10 euro sottile o larga, quindi cambiava poco. Qui si accende poi la scritta con i gradi ed è tipo vellutina, molto carina, molto insomma sciccosa. Qua c'è appunto anche il marchio, vedete, Salon Studio, dove vedete qua, quindi molto carina. Dentro ci sono dei pulsantini, non so se li vedete, comunque qui da aperta ci sono dei pulsantini lì per accendere e spegnere, dentro c'è l'affarino per gli infrarossi, effetto liscio, effetto mosso e ondulato, quindi ti dà tutte le varie, vedete, le varie opzioni su come fare i capelli, quindi potete scegliere se mossi o lisci come quasi ogni piastra. Ed è una piastra ionica a raggi infrarossi per uno stare imperfetto a lunga durata, e fa veramente un sacco di roba, una signora piastra, quindi ho valutato di prendere questa. E c'era la promozione che in omaggio ti davano quella mini, quindi è la My Mini, questa qui, leggera, compatta e insomma professionale, fatta così, piccolina, da portare in viaggio, oppure non so, quando la bimba sarà più grande, farsi qualche boccolino, insomma è per lei più comoda piccola, insomma da tenere di emergenza se questa non dovesse più andare per qualsiasi motivo. E questa era gratuita, e che dire, sono felicissima, insomma mi serviva, anche perché l'altra mi sta salutando, ce l'ho tipo da 8 anni, quindi non ce la faceva più, è caduta nell'acqua, io è un miracolo che sia ancora viva, però non scalda più come prima, ci metto tanto, adesso che sono così lunghi, così tanti, comunque mi serviva una signora piastre, quindi era un investimento che dovevo fare per insomma per mantenere i miei capelli. Io già vado poco dalla parrucchiera, quindi mi sono regalata questa, anzi i miei genitori e mia nonna, insomma parte del loro regalo è stata questa piastra. Quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto, questi sono stati tutti i regali, ovviamente ci sono anche i regali
che mi ha fatto Silvietta, però di quelli li avevo già fatti vedere nel vlog di quando ho fatto la festicciola con lei a metà mese. Comunque mi ha regalato delle creme viso della Clinique, quindi in caso vi lascio qui o nell'info box, spero di ricordarmi, i regali che mi ha fatto lei, però ve li ho già fatti vedere, non voglio essere monotona. Spero che il video vi sia piaciuto, ripeto, vi mando un bacione grande, ci vediamo al prossimo video, ciao!